Stiamo cercando di parlare di legalità a tutto tondo, considerando i vari ambiti, le varie prospettive, le varie sfaccettature, settore per settore, nei limiti del possibile. E vogliamo incontrare anche le categorie produttive, il mondo della piccola e media impresa. Siamo con Maurizio Pucceri, che è presidente di Casa Artigiani Palermo. Maurizio Pucceri, parliamo di legalità, ma ovviamente le imprese, chi vive la quotidianità, chi deve portare il pane a casa per sé, per la propria impresa e quindi per i propri dipendenti, molto spesso, troppo spesso, si imbatte in fenomeni criminosi di sopraffazione, il racket. Purtroppo Palermo ha vissuto e vive momenti drammatici, così come questi momenti vengono vissuti in varie parti d'Italia. L'antidoto per sradicare queste radici che si infiltrano nel tessuto connettivo, nel tessuto economico produttivo e lo ammorbano? Ma prima bisogna ricordare che sia con la morte di Falcone sia successivamente con quella del Borsellino molte cose in questa terra sono cambiate, ma non solo nel semplice cittadino ma anche alle imprese che venivano oppresse sistematicamente da quello che è il cosiddetto pizzo, sia sugli appalti sia sull'apertura dei negozi. Noi dopo come organizzazione di categorie, quindi come associazione, abbiamo inserito all'interno del nostro statuto un codice etico. Questo codice etico naturalmente ci impone l'espulsione delle imprese che non denunciano e che automaticamente vengono espulse dalla nostra associazione. Naturalmente quello che è l'antidoto di queste cose si è visto negli anni, cioè quello di denunciare. Diciamo anche alle imprese, ancora anche da questa emittente, denunciamo signori quelli che intendono estorcere denaro, quelli che minacciano lo sviluppo dell'imprenditoria, perché d'altronde tenete conto che se noi andiamo dietro a queste situazioni si blocca quello che è lo sviluppo economico di questa terra. Ma non solo di questa terra, io parlo anche dell'intero meridione, perché ognuno ha il suo dramma, che si chiami qua mafia in Sicilia, che si chiami Indrangheta in Calabria, che si chiami Corona Unita, Sacra Corona Unita, Sacra Corona Unita in Puglia. Dico, signori miei, anche agli imprenditori di quelle regioni, e li invito soprattutto a denunciare se ricevono estorsione, perché il Sud così solo si potrà svegliare ed essere quel paese meraviglioso, quelle regioni meravigliose che ognuno di noi pensa e che forse ancora tuttora non lo sono.